quali sono i principali errori che si fanno nel leggere l'ambiente? L'errore più grave è quello di non essere informati, secondo me. Qualche giorno fa è stato l'Overshot Day. Cosa possiamo aspettarci in futuro? Il problema, se guardiamo un po' quella che è l'evoluzione del pianeta, ci rendiamo conto che la crescita esponenziale della popolazione umana è spaventosa. La numerosità della nostra popolazione è un problema assolutamente serio, ma che non è possibile risolvere. Probabilmente a un certo punto in cui si arriverà a una soglia di non sviluppo, di non poter aumentare la popolazione del pianeta, e questo potrà garantire, come dire, una stabilità, che è uno degli obiettivi previsti per i prossimi anni. Ovviamente la quantità di risorse che avrò bisogno in futuro sarà proporzionale alla popolazione, quindi questo rischio di finire le risorse prima della fine dell'anno, rischio che rimarrà veramente solido per parecchi anni. I giovani hanno una nuova attenzione verso l'ambiente, però cosa è cambiato rispetto al passato? Beh, allora sicuramente questa consapevolezza è importantissima, cioè capire che ogni nostra azione ha un impatto sull'ambiente è assolutamente strategico, e i giovani su questo dimostrano una sensibilità assolutamente elevata. Talvolta l'impressione mia, come diciamo non più giovane, ex giovane e comunque diciamo che si occupa di settori legati all'ambiente, è la mancanza di consapevolezza della complessità del sistema Terra, dove tutto è strettamente legato e un'azione svolta magari su un aspetto può creare conseguenze abbastanza importanti anche sugli altri. Quindi quello che io consiglierei è di informarsi, ma non su siti, diciamo, come dire, di parte, da una parte o dall'altra, ma utilizzando le agenzie internazionali, utilizzando i siti universitari, utilizzando la ricerca scientifica, in modo tale da avere una consapevolezza maggiore di quelli che possono essere i problemi di gestione del territorio. Io penso che la cosa migliore sia sempre l'esempio. Io vado al lavoro in bicicletta, faccio 13 km andare la mattina e 13 a tornare, non uso la macchina, cambio il cellulare solo quando proprio è morto, cerco di abusare il meno possibile di quelle che sono le bottiglie di plastica, bevo l'acqua del rubinetto. Sono tantissime piccole cose che noi possiamo fare. È vero che è una goccia nel mare, ma se siamo tante gocce ovviamente qualcosa può succedere. Chiedere o pensare che siano sempre gli altri a fare qualcosa di diverso per noi è sbagliato. Dobbiamo comunque dare un esempio, cercare di mettere insieme una serie di comportamenti positivi che possano ridurre un po' il nostro impatto, che comunque, ripeto, non potrà mai essere zero.